Alleluia! Siamo in tempo di Pasqua, tempo di gioia, ma tempo di rinnovamento. La natura si rinnova, il mese di maggio fa rifiorire tutti i nostri campi, cominciano a maturare i primi frutti, è il tempo dei fiori, l'aria è impregnata di tanti odori, della vegetazione, della fioritura. È il tempo dell'invito a risvegliarsi e a gioire nella coscienza che la vita deve andare avanti, la vita che Dio ci ha dato deve rifiorire e dare i suoi frutti. Però in questi tempi succede che le tarme possono posarsi sui fiori dei campi. Succede qui passando, ho visto gli olivi carichi di fiori e sciami di piccolissimi insetti che girano. Ho visto i fiori dei campi e piccoli sciami con questo tempo che girano. E tutti questi sciami di insetti possono posarsi sui fiori e impedire che i fiori diano il loro frutto, perché tanti fiori cadranno e può darsi che alcuni frutti siano proprio sede di depositi di insetti, per cui i frutti crescono bacati all'interno. Ecco perché in mezzo a tanta fioritura e a tanta speranza il buon agricoltore pensa a irrorare le piante, a irrorare i fiori, a mettere in guardia, perché la fioritura procede secondo il suo corso e perché non sia messo in pericolo il raccolto. In chiave spirituale questo significa che c'è tanta vita davanti a noi, dentro di noi, ma siamo esposti alle incursioni delle tarme, alle incursioni di insetti, alle incursioni del mare bianco e del mare nero, che può mettere in pericolo il frutto della nostra vita. Ecco perché il buon agricoltore incomincia a rorare i pianti, le piante, incomincia a provvedere e purifica l'aria, l'atmosfera, purifica le piante, corre cioè i rimedi. Anche noi dobbiamo correre i rimedi. Qui il discorso si fa più pericoloso per noi, cioè il danno che si profila è sempre più pericoloso. Ci sono molte e molte infezioni in aria. Lasciamo da parte le infezioni che interessano il corpo, ce ne sono tante, ma quelle che interessano lo spirito, c'è tanta vita nuova dentro di noi, ma c'è tanto pericolo attorno a noi, che proviene dall'esterno, che proviene da colui che è all'origine di tutti i mali. C'è il pericolo che tante belle promesse, tante belle speranze, tanta bella previsione di frutti abbondanti venga messa in pericolo. Ecco allora il ricorso che noi facciamo all'agricoltore. Il Signore diceva che il Padre ha piantato e l'agricoltore è Lui che semina il buon grano, che ha cura della vigna. Chiediamo al Signore
che intervenga con l'irrorazione di grazia, con la purificazione dell'atmosfera, che intervenga su di noi, perché noi siamo protetti da tutti gli sciami che girano attorno. E sciami ce ne sono tanti, visibili e invisibili, che il Signore ci mette in guardia contro i pericoli che ci attorniano e ci lasci irrorare dalla sua grazia. Scendo, Signore Gesù, l'acqua lustrale attorno a noi, ma scenda la tua grazia dentro di noi. Scendo, Signore, nella nostra mente, nel nostro mondo della verità, la tua acqua che purifichi l'intelletto da tante dottrine false. Scende la tua acqua a custodire i nostri cuori da tante insinuazioni che girano attorno a noi e che ci inclinano al male, ci seducono con i sette vizi capitali. Scende la tua acqua lustrale a proteggere i nostri sensi dalle voci cattive che attraverso internet giungono a noi, che attraverso i computer come virus inquinano la nostra vita. Scendi, o Signore, sulla nostra vista perché non sia inquinata attraverso i mezzi di comunicazione. Scendi, Signore, in tutti i nostri sensi e nel nostro corpo, perché siamo protetti totalmente da questi sciami virulenti che girano attorno, mettere in pericolo la nostra vita spirituale e il raccolto che tu attendi da noi. O Signore Gesù, è questa purificazione dell'ambiente che noi ti chiediamo questa mattina, in modo che le speranze non vengano deluse, in modo che la fioritura sia custodita, in modo che il raccolto possa essere assicurato. E quello che ti chiediamo, Signore, purificaci con l'acqua lustrale. Tu conosci bene da buon agricoltore quali sono i rimedi specifici contro questi virus che girano attorno. Tu sai, Signore, come colpire tutti questi sciami malefici che infestano l'aria e minacciano la nostra vita spirituale. Vieni, Signore Gesù, questa mattina e irrorici tutti con l'acqua che scende dal tuo cuore. Su di voi ho versato l'acqua pura e siete mondi per la parola che vi ho dato. È sgorgata dal mio cuore una fonte di vita che lava il vostro peccato e rinnova la vostra esistenza. Signore, ti ringraziamo perché tu operi, tu hai irrorato le anime nostre, i nostri cuori, ed è per la potenza di questa irrorazione che noi speriamo. È per la tua grazia che noi riviviamo, ed è per questo che vogliamo cantare alla vita. Ecco, fratelli e sorelle, siamo come tutti alberi in fiore. Siamo come tutti alberi in fiore e incominciano ad allegare i frutti. Cantiamo alla vita, cantiamo al Signore e lasciamo che i raggi benefici del sole scendano su di noi perché la vita cresca, perché le nostre anime possano gioire e rifiorire e far rifiorire questa landa terrena per la gloria di Dio. La speranza invade i nostri cuori, la gioia di vedere maturare i frutti di bene nelle nostre anime e nei fratelli e sorelle che ci stanno attorno alimenta la nostra vita. Cantiamo al Signore, a colui che ci dà la vita, cantiamo al nostro futuro.
futuro pieno di speranza. Allarghiamo il cuore e benediciamo Dio. Un'ondata di gioia di primavera invade questa assemblea. Si innesta un canto d'amore e di ringraziamento al Signore. Abbiamo la vita dentro di noi che vuole esplodere, e c'è il sole di Dio che scende con i suoi raggi benefici su di noi dopo questa purificazione. Iari di Naya Maieri Ani Anuncere la Iera Naya. Tutti. Tutti insieme cantiamo. Voi siete il campo di Dio e il Padre mio è l'agricoltore. Rifiorite tutti al tocco della mia grazia. Ci sono nel mio giardino tanti fiori, ci sono rose olente, ci sono garofani, ci sono tulipani, ci sono tuberose, ci sono olivi e cedri, ci sono tanti alberi di frutto. Il mio giardino è ricco. Voi siete il mio giardino, rifiorite, date fiori e frutti, perché il vostro Dio scenda nel giardino dell'Eden e possa conversare con voi e inebriarsi di voi. Cantate la vita, io sono la sorgente della vita. Cantate la vita e dite no alla morte, no al peccato, no ai cedimenti dei sensi. Cantate la vita. Cantate la vita, perché il Signore questo vuole oggi da voi. Ecco, l'inverno è passato, è tornata la primavera. Si ode il canto degli uccelli, si sente il profumo dei fiori. Innestatevi tutti in questa ondata di vita e di amore. Cantate, cantate al Signore.
Voi siete il mio giardino, i germogli sono per me come in un giardino di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di cipro con nardo, nardo e zafferano, cannella e cinamomo, con ogni specie di alberi di incenso, mirre e aloe, con tutti i migliori aromi. Levati, aquilone, e tu austro vieni, soffia nel mio giardino, si effondono i suoi aromi, e venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Sono venuto nel mio giardino e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo. Io mangio il mio favo e il mio mielo. Io bevo il mio vino e il mio latte. Io mangio tutti i frutti del mio giardino. E voi tutti mangiate, amici miei, inebriatevi, o miei cari. Signore, ti ringraziamo perché tu sei sceso nel nostro giardino e il giardino nostro si è scosso. Noi tutti siamo come gli alberi piantati in un giardino, diversi gli uni dagli altri, e per la grazia di Dio noi rifioriamo a vita nuova e noi maturiamo i frutti squisiti della verità e dell'amore. Creiamo questa intimità con Cristo, Signore, con Cristo Gesù, e viviamo in questa intimità di vita, perché questa è la nostra esistenza terrena che ci prepara all'esistenza eterna. Abbiamo questa euforia spirituale dentro di noi, questa speranza di vita. Siamo nel mese di maggio, ecco la custode del giardino, è Maria nostra madre. Essa custodisce il giardino e ha detto tutti noi a suo figlio che il come diletto scende in mezzo a noi per odorare ciascuno di noi e attendere i frutti da ogni albero verde. Alleluia. Alleluia. Preghiamo. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare e saliti in una barca si avviarono verso l'altra riva in direzione di Cafarnaum. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Parola del Signore. Thank you.
notte, nell'agitazione del mare, si innesta la presenza di colui che salva, che dà la luce, dà la quiete, assicura l'approdo al porto. È il quadro della nostra vita. Avevano paura di Gesù, che si accostava a loro per salvarli. Ma Gesù subito dice: non temete, sono io, non temete. Fortunati gli apostoli, i quali, rassicurati da questa parola, rapidamente accolgono nella barca Gesù, e la barca adesso approda al porto e sono salvi. È interessante leggere in chiave spirituale il racconto breve di Giovanni secondo il Vangelo proclamato. E sera, i discepoli vanno a mare, da un punto all'altro del lago di Genezaret. Il mare ingrossa, il vento soffia, sono nel mare, ecco l'agitazione della nostra vita. Noi partiamo da un punto e andiamo all'altro punto del mare, del lago di Genezaret. E il vento soffia mentre siamo in navigazione, il mare ingrossa e abbiamo paura di affondare. Remiamo a destra e a sinistra. Ecco, avevano remato 3 o 4 miglia, il mare era agitato, il vento soffiava forte e non sapevano come avvicinarsi al porto. E all'improvviso ecco un'ombra che cammina nel mare vicino a loro, un nuovo pericolo per loro, quest'ombra che si avvicina in mezzo alla tempesta, in mezzo all'agitazione. Ma quell'ombra è Gesù, è il Salvatore. Tutti, fratelli e sorelle, siamo imbarcati nella nostra nave, che è la nostra esistenza terrena, e camminiamo nel mare della vita, camminiamo nel buio, camminiamo all'altra riva e la tempesta viene, il vento soffia, il mare imburrasca e noi tremiamo. Gesù cammina con noi sulle acque, non ci lascia soli, egli non lascia mai soli i suoi figli. Anche quando noi non lo vediamo nel buio della notte, ma quando egli si avvicina abbiamo paura di lui. Quante volte noi abbiamo paura di Gesù? Temiamo che sia Gesù. Avere paura di essere presi da lui, aiutati da lui. Amiamo talvolta il nostro buio. Amiamo la nostra agitazione. Vogliamo sbrigarcene da noi e non ci accorgiamo che da noi non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di lui e lui viene accanto a noi, si mostra a noi vicino, vuole entrare nella nostra barca, ma noi abbiamo paura di lui.
paura quasi di essere salvati, paura di incontrarci con Lui, perché siamo infedeli a Lui, siamo entrati imprudentemente nel mare, ci incamminiamo imprudentemente per raggiungere l'altra riva. Gli apostoli dovevano pur prevedere che c'era buio, che c'era vento, che il mare era in burrasca, ma si avventurano e adesso si trovano soli. Vogliono sbrigarsela da soli, non ce la fanno. Gesù non ci lascia soli, ma quando Egli si avvicina a noi nel mare tempestoso, non temiamo di prenderlo con noi. È Lui che ci dice: sono io, non sono un altro male che si aggiunge ai mali che soffrite. Io non sono l'agitazione, io non sono il vento, io non sono la burrasca, io non sono colui che può nuocervi, non sono un fantasma, non sono un personaggio che vi vuole perdere nella tempesta in cui siete immersi in questo momento. Io sono Gesù, Gesù il Salvatore. Non temete, non temete. Avventurati gli apostoli, i quali, quando vedono Gesù e sentono la parola di Lui risuonare nel loro cuore, dicono: la salvezza è venuta. E subito lo mettono in barca, lo imbarcano, e Gesù porta gli apostoli alla salvezza. Il mare si calma, il vento cessa, arrivano, che già è all'alba, arrivano all'altra riva. Non temiamo di prendere in barca Gesù. Noi possiamo essere nell'agitazione, possiamo essere nel buio, possiamo sentire il vento forte che bussa alla nostra porta e fa ondeggiare la nostra vita. La barca ondeggia per il forte vento, il mare ingrossa, il buio non ci fa vedere e siamo quasi all'orlo della disperazione. Ma è proprio in questo momento che avviene la salvezza. Gesù ci viene incontro e ci dice: non temete, sono io il tuo Signore, sono io che ti vengo incontro, però una cosa io voglio: che tu mi imbarchi. Finché io non entro nella tua barca non potrò salvarti, perché voglio essere io a guidare la tua barca. Voi non ce la fate, siete nel buio, siete nell'agitazione, il vento soffia, ma io sono il padrone del vento, il padrone del mare, io sono la calma, la forza, io sono colui che ha in mano tutte le forze dell'universo, anche le forze della tua vita. Imbarcami nella tua vita e sarai salvo. Questa mattina il Signore Gesù ci invita a imbarcare Lui. Tutti siamo nel mare agitato, tutti più o meno siamo nel buio della notte, tutti più o meno siamo preoccupati dalla nostra sorte, ma c'è Gesù vicino a noi. Ravvisiamolo nel barlume della notte, perché anche nella notte c'è qualche barlume. Riconosciamolo, questo Gesù che cammina sulle acque accanto a noi. Ascoltiamo la sua voce: sono io, non temete. E imbarchiamolo, porgiamo le braccia a Lui, facciamolo salire sulla nostra nave e sarà la salvezza. Lui ci guiderà al porto e quando arriveremo, arriveremo proprio all'alba, nella luce, perché Lui è la luce che si manifesta a noi dopo aver diretto la nostra barca al porto sicuro della salvezza. Amen.
giornata di grazia oggi, perché Maria qui in mezzo a noi, nostra madre. Ricordiamo l'8 maggio dell'anno scorso, quando la Madonna è venuta qui in mezzo a noi. Abbiamo quella bella cassetta dove si sente la voce di Maria, la voce degli angeli. Anche questa mattina la Madonna è qui, è scesa nel giardino insieme con Gesù, ma ha trovato che tanti alberi sono infestati e vuole impetrare dal suo figlio Gesù la disinfestazione, la liberazione di tante e tante persone, in modo che la fioritura proceda avanti, la ligatura dei piccoli frutti sia assicurata e il raccolto sia abbondante. C'è stata una invasione, quella di Sennacherib. Ancora non siamo liberi completamente dal male che ha portato Sennacherib, però siamo sulla via della liberazione. Il testo che ci è venuto è di 37 di Isaia. Il Signore dice che è intervenuto, ci ha liberati e dobbiamo aver fiducia in Lui. Egli sta cacciando il nemico che si è infiltrato in mezzo a noi. Lo ha preso per le narici con un anello e con un morso alle labbra e lo fa tornare indietro. In quanto a noi, Signore ci dice, questo ti serva di segno, oggi è l'anno del Giubileo. Si mangi quest'anno ciò che nasce dai semi caduti. Nell'anno prossimo quanto crescerà da sé. Al terzo anno seminerete e pianterete e avrete una grande abbondanza di frumento e di frutte. Grazie, Signore. Chiediamo al Signore allora in questo momento la liberazione da tutto ciò che il nemico ha fatto in mezzo a noi. Ecco, io pronuncio una preghiera di liberazione. Non dobbiamo illuderci che tutti siamo liberi completamente, no? Sappiamo che i gruppi di rinnovamento sono visitati dal nemico perché vuole impedire la lode al Signore, vuole impedire il progresso nella virtù, perché noi siamo truppe di assalto, siamo truppe in avanguardia ed è contro di noi che si accanisce, ci lega, ci impedisce di poter agire, di poter lottare. Ecco perché siamo i più esposti. Però il Signore ha più cura di noi, perché le truppe di avanguardia, le truppe di assalto debbono essere ben preparate per subire l'attacco e preservare le retrovie in modo che si possa avanzare nel campo nemico e riportare vittoria. Però abbiamo bisogno di questa liberazione. Nessuno si creda libero completamente. Libero completamente ce n'è uno, Gesù. Quando verrà il nemico, egli diceva, non troverai in me nulla di suo. Lo poteva dire lui. Segno che in noi trova qualche cosa di lui, di se stesso. Degli addentellati. Gli addentellati sono i peccati a cui aggrapparsi per turbarci, a cui attaccare i legami, le corde, le reti. Chiediamo in questo momento al Signore di sganciarci da tutti i legami e da tutti i piccoli tranelli che sono dentro di noi, gli anelli, i ganci
in modo che il nemico un po' possa allentare le corde e noi possiamo evadere dalla trame del nemico e avanzare più liberi nella via che il Signore ha segnato, combattendo per noi, combattendo per i fratelli, combattendo per la vittoria. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento di venire a sciogliere tutti i nostri legami. Ti chiediamo in questo momento, Signore Gesù, di venire in mezzo a noi, di radere le tenebre della nostra mente. Liberi il nostro cuore da tutti i legami funesti. Libera i nostri occhi, le nostre labbra, le nostre orecchie, i nostri sensi, il nostro corpo da tutti i legami del nemico. Signore Gesù, noi ti chiediamo di venire a liberarci in questo momento. E voi tutti, fratelli e sorelle, disponetevi alla preghiera di liberazione. Sorgi, Signore, e sia dissipato il tuo nemico. Vengono gli angeli santi, o Signore, in questo momento, a liberarci e a custodirci. Sorgi, Signore, e vieni il nostro aiuto. La potenza del Signore sia su di noi per liberarci. La grazia del Signore sia dentro di noi per sostenerci. L'aiuto del Signore sia davanti a noi di giorno, la sua protezione dietro di noi di notte, la sua presenza sia sempre con noi e ci assicuri il cammino nelle tenebre della vita. Sorgi, Signore, e sia dissipato il tuo nemico. Vengono gli angeli santi a liberarci e a custodirci. Visita, Signore mio Dio, questa tua abitazione. Manda gli angeli santi a liberarci e a custodirci nel tuo nome. Te lo chiediamo per la tua stessa passione e morte, o Signore Gesù, per la gloria del Padre. E nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, voi forze del male allontanatevi da noi, perché noi siamo di Dio, noi apparteniamo a Lui. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace a noi nell'intimo della nostra coscienza. Sia pace, serenità, gioia a tutti noi per la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Tanto comincia ad operare in mezzo a noi, ecco, una coppia di sposi che da tempo era separata si avvicina e ha inizio oggi la riconciliazione. Grazie, mio Signore Gesù. Il Signore guarda un tumore, lo tocca e il tumore comincia a regredire. Grazie, Signore Gesù. Il Signore ancora guarda il cuore di una persona, sta toccando la valvola mitralica e avvia quest'uomo alla guarigione. Sono tre interventi del Signore che hanno pure un significato spirituale. Sono segni così visibili, tangibili, di operazioni spirituali che il Signore sta operando in parecchi di noi. Alleluia. Alleluia. Signore ci dà questo testo. Gerusalemme era disabitata come un deserto. Gli stranieri erano nella fortezza dell'Acra, soggiorno dei pagani. La gioia era sparita da Giacobbe, erano scomparsi il flauto e la cetra. Poi? Però il Signore giunge, sarà Lui a stritolarli davanti a noi. Voi dunque non temeteli, perché il Signore ha parlato. E aggiunge, quando ebbe finito di parlare, piombò su di loro l'ira del Signore, essi furono messi in fuga e il popolo fu liberato.
Grazie Signore Gesù perché tu sei intervenuto, hai messo in fuga il nemico, ci hai liberato dagli assalti e adesso la gioia è rientrata nei nostri cuori, la fiducia, la speranza, perché tu non abbandoni il tuo popolo, tu sei in mezzo a noi e Maria nostra madre che ti ha chiamato qui per i suoi figli. O Maria, ti ringraziamo perché sei venuta qui in mezzo ai tuoi figli, hai chiamato Gesù, hai chiamato gli angeli santi e noi possiamo cantare liberazione e vittoria. Alleluia. Un canto di gioia, un canto di liberazione, un canto di libertà. Cantiamo al Signore la nostra gioia, perché la potenza del Signore si è manifestata. La potenza del Signore si è manifestata. Non siamo stati noi, ma è la potenza di Dio che è venuta qui in mezzo a noi e opererà in mezzo a noi, perché resterà con noi. Prima di procedere, ecco, io vi do l'appuntamento per il giorno 12 sera, segnatevi la data, venerdì prossimo, perché faremo l'operazione arcobaleno, non quella che è stata fatta lì nel Kosovo. Cioè la liturgia dell'arcobaleno, l'arco è Gesù, che congiunge cielo e terra. Dio discende attraverso l'arco, noi ascendiamo attraverso l'arco a Dio. E sotto quest'arco che è Gesù, noi danzeremo. Gesù opererà la liberazione dei prigionieri. Gesù
parlerà al suo popolo. Gesù ci insegnerà ad amare. Gesù alla fine ci darà da mangiare e da bere e ci darà la vita. Poi soffierà il suo spirito dentro di noi e noi balleremo attorno all'arco che è lui. Saliremo su quest'arco insieme con gli angeli e con i santi, mentre gli angeli e i santi con Gesù scenderanno in mezzo a noi. Una grande festa, una festa notturna, diciamo, ma sarà una festa di luce. È la festa dell'arco, la festa dell'arcobaleno. Già l'abbiamo preparato, un arcobaleno meraviglioso. Le danzatrici sono pronte, i timpani e i cembali sono pronti, tutto è pronto. Vi attendiamo venerdì alle ore 21 qui. Sarà una festa di notte, però sarà una festa di luce e di gioia, perché avremo Cristo in mezzo a noi, avremo anche la Madonna con noi. Per cui preparatevi a questa serata di gala, giorno 12, e poi sera, e poi giorno 13 maggio, la Madonna che compare a Cove di Ria in Portogallo, Fatima. Per cui passeremo il venerdì e 12 e il 13 maggio in unione con Maria, ma faremo festa attorno all'arco, all'arcobaleno, l'arcobaleno che è Cristo Signore, che libera, che parla, che istruisce, che dà da mangiare e da bere, che soffia il suo spirito. Al centro l'arca e noi attorno all'arco. Alleluia!